Questo programma è presentato da Convivium, Giamalo Tour, DJ Producer School. Amici di Apulia Tribe, ricomincia una nuova settimana, il percorso, il viaggio attraverso le telecamere giusto appunto di Apulia Tribe, questa settimana in compagnia di un'altra meravigliosa donnicciuola. Io ogni settimana grazie. Cambio donne, che è un piacere. Ciao a tutti. Televisivamente parlando, con me al mio fianco, alla mia sinistra, questa bella biondona che risponde al nome di Paola. Ciao Paola, come stai? Ciao Tony, benissimo, grazie. Grazie per avermi invitata soprattutto. Non è che l'abbiamo invitata, ci devi 100 euro. Ma ce le dai dopo a fine puntata. Partiamo subito perché abbiamo tante cose da farvi vedere e da raccontarvi. La primissima, il primissimo appuntamento. Un appuntamento Tony imperdibile, un appuntamento a Gallipoli il 28 luglio, che capita di giovedì, quindi dovete assolutamente liberarvi. Una festa con dentro un'altra festa, perché dopo questa meravigliosa partita si va tutti al Gondar a bere qualcosa e si accede con lo stesso biglietto della partita, che costerà solo 7 euro. Quindi 7 euro partita e after show al Parco Gondar. Non mancate, è un avvenimento importantissimo, molto bello a Gallipoli. E mi raccomando, comprate questi biglietti e venite tutti quanti, anche perché facciamo anche del bene, perché stiamo facendo una beneficenza per Borgo Novo, l'associazione Borgo Novo, quindi è importante partecipare, si fa anche del bene oltre a divertirsi. Sì, molto molto bene. Se volete i biglietti potete andare sul sito Booking Show. Così che è imparato a fare le scivolate sulle tegole. Agghiacciante questo salentino, che è uno scarpone, non come me, Antonio Conte, che è un grande calciatore, ecco. Bomber! Ciao Flavio! Vedi se questo può andare bene per il 28 luglio a Gallipoli. Ok, ok, ok. Giro il video agli amici di Chiamasse Bomber di rompiparole.it. Sì. Ok, ci vediamo il 28 luglio a Gallipoli. Un abbraccio. Provano da centrocampo! Eccezionale! Se prendevo un gol così mi venivano a smadonnare. Dallo stadio di Gallipoli, per questo meraviglioso evento, la primissima edizione, ci spostiamo. Cara Paoletta, vieni con me perché ti porto a Cellino San Marco. Da Carrisiland. Bravissima, parco acquatico dove ci sono tantissime iniziative, un luogo meraviglioso per le famiglie. E ci voglio tornare perché ci sono stata l'anno scorso e mi hanno detto che ci sono altre novità. Eh sì, i bambini si divertono da matti, ma anche i grandi, perché anche io ci sono stato e mi tuffo, che è un piacere. E chi ha detto che io sono grande? L'hai detto tu. Siamo tutti un po' bimbi. L'hai detto tu. È partita un'altra domenica, ma soprattutto una domenica incredibile, perché anche oggi, come quasi ogni giorno, Carrisiland registra sempre il solito sold out
arrivano ormai da tutta Italia per visitare Carrisiland. Tante sono le offerte in giro, tante sono le opportunità per poter visitare il nostro parco, ormai preso d'assalto da tutti i visitatori e turisti che arrivano anche nel Salento. In effetti siamo partiti con questa nuova linea di vini del 1914 dedicata a mio nonno Carmelo, e che sono dei vini che, oltre diciamo ad essere distribuiti in tutto il mondo, i turisti possono anche acquistare all'interno del nostro parco. In effetti sono anche lo sponsor ufficiale delle onde dell'Onda Anomala. All'interno del parco abbiamo proprio un punto bazar, un Carrisiland Store, dove si possono trovare diversi prodotti tipici salentini, olio extravergine di oliva di nostra produzione, e poi i nostri vini, i vini Carrisiland e i vini 1914 della mia casa vinicola, con diverse tipologie di uvaggi. Abbiamo dal primitivo al negramaro, al fiano, al rosato salento, più che altro per andare a completare quella che è la nostra offerta turistica all'interno del nostro parco, anche a livello enogastronomico. E adesso andiamo a vedere questa nuova iniziativa. Io lavoro in bottega in collaborazione con Ascla. Sì, Ascla è soggetto promotore di una iniziativa che ha il desiderio di mettere al centro il futuro dei giovani che hanno bisogno di inserirsi innanzitutto nel mondo del lavoro e poi possibilmente di restarci. E la formula delle botteghe, con il tirocinio formativo che è previsto da questo progetto, potrebbe garantire i risultati nazionali delle esperienze passate lo dimostrano, con percentuali altissime di inserimento lavorativo, potrebbero garantire il successo, diciamo, questo scopo di appunto dare ai ragazzi, a giovani fino a 35 anni, la possibilità di entrare all'interno di un'azienda e fare un'esperienza formativa, lavorativa, diciamo così, quindi un tirocinio formativo. E poi dopo l'azienda, dopo averli conosciuti per 6 mesi, potrebbero, diciamo così, tenerli con sé, perché appunto un ragazzo formato, conosciuto dall'azienda, per aziende che sono magari hanno bisogno di ulteriore personale, quindi un ragazzo di questo tipo sicuramente viene tenuto. E quindi questa forma dell'accompagnamento, di un tutoraggio aziendale, di un accompagnamento da parte del soggetto promotore, di un partenariato istituzionale che è intorno a tutte queste aziende che hanno deciso di mettersi insieme per fare la bottega, questo potrebbe garantire, diciamo, un accompagnamento importante per il successo, diciamo così, lavorativo del ragazzo. Sì, un risultato davvero eccezionale. Noi dobbiamo ringraziare Italia Lavoro che ha raggiunto questo risultato, che ci ha dato la possibilità di avere questo primato in Puglia. È stata un'iniziativa importante quella di questa sera, perché abbiamo capito che assolutamente le imprese e i giovani, le imprese artigiane e i giovani possono dare un contributo enorme allo sviluppo di questa comunità. Di questa comunità non solo salentina ma pugliese in generale. Italia Lavoro non è il soggetto più importante. Noi immaginiamo che i soggetti più importanti in questo momento su questa iniziativa siano i soggetti promotori, che sono quelli accreditati regionalmente per gestire questo tipo di attività, e soprattutto le imprese e i giovani che parteciperanno. Italia Lavoro è il facilitatore che il Ministero del Lavoro ha individuato per garantire l'unitarietà del progetto a livello nazionale, volendo lavorare ovviamente sullo sviluppo di un modello e soprattutto l'assistenza a quei soggetti che opereranno sui singoli territori per la realizzazione. Con le telecamere di Apulia Tribe ce ne andiamo a Francavilla Fontana. Non ci fermiamo più perché c'è un appuntamento molto importante. Sì, molto importante, perché riguarda la danza, in collaborazione con ICOS, che ha presentato questo spettacolo di un artista di caratura mondiale. Parliamo di André de la Roche, non uno qualunque. Non diciamo caso, quelli che usano i sospensori. Ballerino. Professionista, sì. Andiamola a vedere. Io sono felicissimo, è un bellissimo festa, è un piazza stupenda e Carmelo è una persona stupenda. No, per me queste sono le feste reali e più belle. Io ho fatto nella mia vita tanti festival di danza, già qui Spoleto, e sono sempre le cose più belle, perché l'estate si vive in altre maniere, non come in teatro molto formale, e si vive la sensazione più, secondo me,
più gioiosa, e questa è la danza, è parte dello spirito. Molto particolare, perché c'è quasi una prima assistente che abbiamo a scuola a Modugno a Dance Art. In più convivo con una persona che è da Salento. Salento lo amo, sono stato a Lecce, in più ho fatto diverse tournée che Beppe Baro con Amore Psiche, proprio a Lecce, a Teatro Romano. Più lo conosco, Petruselli, la prima volta sono stato in Italia, 100 anni fa. E no, e Taranto Dance, più Teatro Orfeo, Brindisi, cioè, amo il Salento, amo la pasticciotto, amo la ricotta schianta e le cose così, e la gente, amo la gente, sono elegante, siete eleganti, scusate. I prossimi progetti sono una cosa culturale che non dico adesso, ma è basata a Roma, ancora con Balletti di Roma, ancora un altro spettacolo con Alessandro Senna e la moglie Mango, Laura Valente, e per questo inverno. Più sto organizzando diversi stage e seminari di qui, anche forse anche qua, ma la cosa più importante, è, lo dico, è di amare quello che c'hai in mano, e se non è la danza, amare è un'altra cosa, ma per me la danza è, per me è la mia vita. Passo di danza con Andrea La Roche. Un passo di danza con Andrea La Roche. Ahimè, cara mia, ci dobbiamo lasciare, mi ero affezionato. E purtroppo Tony deve finire qui, però auguriamo a tutti quanti un buon fine settimana e sì, magari, perché no, la settimana prossima avremo nuovi appuntamenti. Assolutamente sì, sempre nuovi appuntamenti targati a Puglia Tribe, vi portiamo in giro proprio giusto appunto per tutta la Puglia con grandi avvenimenti. Quindi buona settimana e grazie a te Paolina. Grazie a te Tony. No, grazie a te, sì, a te, di lei. Cioè, non, no. A te. Ok.